La guida è giunta alla 13ª edizione, uno spaccato della viticoltura marchigiana e anche dell'impegno che la regione ha svolto, sta svolgendo per potenziare questo settore importante dell'economia marchigiana. Dobbiamo essere molto fieri del nostro settore vitivinicolo e oleario. Abbiamo delle grandi eccellenze nella nostra regione, 15 DOC, 5 DOCG, una IGT. Dobbiamo tenere alto il valore di queste produzioni così diversificate, che hanno, beneficiano di una forte componente anche di investimento. Noi col PNS quest'anno vorremmo ulteriormente potenziare la crescita qualitativa di investimenti, di vinificazione, di promozione di questi vini per farli diventare eccellenze riconosciute in tutti i mercati, imponendolo sui mercati internazionali. Le Marche hanno una grande qualità produttiva, abbiamo delle aziende meravigliose, anche le piccole sono straordinarie come aziende, quindi la nostra diversità deve diventare un punto di forza e l'obiettivo che avremo nei prossimi anni è quello di migliorare il processo di produzione del vino e riuscire a migliorare anche la capacità di venderlo alzando il valore del prodotto stesso. La stessa cosa si può dire per l'olio, dove abbiamo tante produzioni di olio, dove la Regione Marche ha un ruolo da protagonista perché con l'Assam fa anche da laboratorio e da certificazione ai produttori, creando un ecosistema che in qualche modo premia e valorizza la qualità.